Io sono Vincenzo Magliulo, sono stato uno studente della Seconda Università di Napoli. Durante gli studi in economia, mio padre è una persona in ottima salute, si ammala di una malattia abbastanza rara, per cui è costretto a fare delle cure fuori regione. Io e la mia famiglia lo seguiamo e ci trasferiamo per periodi relativamente brevi per accudirlo. Riesco tuttavia a laurearmi a pieni voti nei tempi giusti, conseguendo la laurea specialistica in economia aziendale presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Dopo la laurea, così come tutti i giovani laureati, invio centinaia di curriculum presso una serie di imprese e decido di iscrivermi subito a un Master in Finance. Il Master in Finance mi dà l'opportunità di fare un project work presso la Direzione Generale di Banca Promos, dove mi occupo di sollecitazione all'investimento. Al termine del project work, a causa dell'inizio della crisi finanziaria di fine 2007, Banca Promos non tramuta questo project work in un contratto di lavoro. Per cui contemporaneamente decido di investire ulteriormente in formazione, mi trasferisco a Milano e faccio un master in business administration presso la Business School del Sole 24 Ore. Al termine del master, invio nuovamente curriculum alle imprese a cui, mi ero indirizzato, ovvero le multinazionali. Mi convoca per un colloquio una multinazionale americana che si chiamava MSX International. Faccio un primo colloquio, ne faccio un secondo, al terzo mi offrono un contratto a progetto con ottime condizioni contrattuali. Ero responsabile di un grosso progetto per un grosso cliente. A termine, a scadenza contratto, dicembre 2008, a causa della fase acuta della crisi economico-finanziaria, MSX non mi rinnova il contratto, per cui vedo svanire un po' tutti i miei sogni, non mi viene rinnovato il contratto, ritorno a casa, ritorno di nuovo sulla strada. Fortunatamente incontro un bando della provincia di Caserta all'interno di un bando della Comunità Europea che consentiva di effettuare tirocini, periodi di tirocini all'estero, con rimborso spese ed una borsa di studio. Partecipo alle selezioni, risulto tra i vincitori, lascio l'Italia, parto per la Spagna per un periodo di 5 mesi. Segnalo alcune imprese che conoscevo essere leader mondiali nella produzione di energia solare fotovoltaica che erano presenti in Spagna per un colloquio. L'organizzazione ONECO mi dice che era quasi impossibile anche avere un colloquio con queste società. Insistetti, alla fine ONECO riuscì ad organizzarmi un colloquio con l'impresa Energess Gestione Medioambientale. Alla fine Energess decide di ospitarmi in qualità di stagista presso la direzione generale come stage nel dipartimento commerciale. Mi metto subito al lavoro all'interno dell'equipe della funzione commerciale, faccio una serie di proposte per l'espansione sul mercato italiano. Il capo team ci crede nelle mie idee, nelle mie proposte, mi affidano insieme all'intero management un business plan per l'espansione sul mercato italiano, ci lavoro giorno e notte. Contemporaneamente la direzione mi dà un incarico di redigere un piano di investimenti sul mercato italiano, lo preparo un report, lo discuto nella riunione conclusiva dello stage alla presenza dei principali azionisti del management dell'Energess. Attualmente sono il direttore Italia di Energess Gestione Medioambientale, a soli 30 anni, oltre alla grossa soddisfazione per il prestigioso incarico cui rivesto in tutta Italia. La mia più grossa soddisfazione è quella che ho la possibilità di prendere una serie di decisioni discrezionali per dirottare una serie di investimenti dai fondi spagnoli, londinesi, fondi di private equity, per investimenti non solo in Italia, ma in particolare nella nostra regione, nella nostra provincia. Questi investimenti avranno delle ricadute occupazionali positive di notevole interesse, oltre alla creazione di un indotto che si inserisce nella catena del valore del mercato fotovoltaico italiano. Tra le mie prime decisioni c'è quella di spostare la direzione Italia nella nostra provincia, la provincia che mi ha dato l'opportunità di fare questo stage e assumere questo incarico, per cui mi sento di dire a tutti i giovani, a tutte le persone in carriera di essere perseveranti, di non mollare nonostante le diverse difficoltà della nostra terra e di investire continuamente in formazione, esperienze di lavoro all'estero, perché prima o poi la vita una opportunità di sicuro la darà.